della giustizia, perché saranno saziati. Fratelli, il Signore questa sera ci richiama alla fame e alla sete. Fame e sete della giustizia, rendere a ciascuno quello che è suo. Ecco la giustizia. Quello che appartiene a Dio deve essere reso a Dio. Quello che appartiene al prossimo deve essere reso al prossimo. E nella pietà verso Dio, nell'osservanza dei comandamenti del Signore, che noi siamo giusti davanti a Lui, ed è nell'amore verso il prossimo che noi siamo giusti, perché questo è il comandamento del Signore, che ci amiamo gli uni gli altri. Beato chi ha fame di ciò che deve essere reso a Dio, di ciò che deve essere reso al prossimo. Beati coloro che hanno sete del rendere onore a Dio, del rendere amore al prossimo, perché di questi è il regno dei cieli. Chiediamo allora al Signore perdono della nostra indifferenza verso le cose di Dio, verso le cose del prossimo. Chiediamo al Signore col perdono la fame e la sete. Per cui manchiamo di giustizia verso Dio. Siamo indifferenti verso le cose che riguardano Dio. Siamo indifferenti nei riguardi della religione. Siamo indifferenti verso il prossimo. Si perda o non si perda, poco importa a noi, purché noi stiamo bene. Poco importa che Dio sia onorato o disonorato, basta che io stia bene. È una durezza di cuore che si è innestato in noi, nella società nostra, per cui non sentiamo più. Siamo cauterizzati. Il mondo si perde e noi stiamo con le braccia conserte. La città brucia e noi siamo indifferenti. Ci guardiamo lo spettacolo. Facciamo così nelle considerazioni, ma non muoviamo un dito, non ci muoviamo per prendere un secchio d'acqua e buttarlo sul fuoco per salvare un uomo o una donna che stanno per perire. È l'indifferenza verso il prossimo. Ecco che questa indifferenza può innestarsi in noi, anche nel cerchio della nostra famiglia, nella cerchia del nostro gruppo, l'indifferenza verso gli altri. Lasciamo per il momento l'indifferenza verso Dio, bravissimo. Siamo indifferenti che Dio sia onorato o disonorato. Non abbiamo lo zelo per la gloria di Dio, per l'onore di Dio. Siamo indifferenti. Ma quello che è più tangibile per noi è l'indifferenza verso il prossimo, di cui parla il Vangelo che abbiamo proclamato. Gesù è in mezzo ai farisei, gli scribi da una parte e in mezzo ai peccatori e le prostitute dall'altra parte.
I farisei e gli scribi mormorano, perché Gesù avvicina i pescatori, perché Gesù non disdegna di guardare e di avere commiserazione anche per le prostitute. Egli è il nostro Dio che è venuto, non per i giusti, ma per i peccatori, non per i sani, ma per gli ammalati. E sono proprio i peccatori, sono i pubblicani, sono le donne perdute, diciamo, nella mentalità comune, che stanno attorno a Gesù e lo ascoltano. Hanno fame e sete. Hanno fame e sete della parola che salva. Hanno fame e sete della parola di Dio. Una parola di compassione e di amore. Non sentono una parola di amore, ma soltanto sguardi impietosi, parole arroganti, gesti di sdegno che uccidono. Gesù guarda i peccatori con amore, guarda le prostitute con amore, guarda i pubblicani con amore. Sono figli perduti. Sono figli che si sono allontanati, che non hanno avuto la grazia che hanno avuto gli altri di stare vicino a Dio e di camminare per un sentiero più giusto. E sono oggetto di disprezzo da parte degli altri, i quali per circostanze diverse non hanno quella stessa faccia degli altri, pur sapendo che anche loro sono peccatori, e perché davanti a Dio nessuno è giusto. Potrebbe anche darsi che quelli che sono peccatori davanti ai nostri occhi siano meno peccatori davanti a Dio di noi, scribi e farisei, che occultiamo i nostri peccati a noi stessi e a Dio e agli altri, ma in verità non possiamo occultarli a Dio, che vede i cuori e scruta le reni di ciascuno. Davanti a Dio nessuno è giusto. Ecco perché dobbiamo accettarci gli uni gli altri ed essere solleciti gli uni degli altri. L'indifferenza. C'è un'indifferenza nel campo spirituale. Prendete i genitori, prendete le mogli, prendete i mariti. Siamo solleciti nel benessere materiale. Ma tua madre non sei sollecita se tua figlia vive in peccato mortale, se tuo figlio vive in peccato più mortale, se è morto nello spirito, quando una febbre corre dal dottore, quando un malessere lo porta all'ospedale, ma non ti curi, che tuo figlio o tua figlia sia in grazia di Dio. Non ti curi se tuo figlio o tua figlia vada all'inferno o al paradiso, abbia la salvezza eterna o no. Ti curi della salvezza temporale, ma non ti curi della salvezza eterna. Tua moglie, tuo marito, tuo padre, tua madre. Non sei sollecito
della salvezza di tuo figlio, di tua figlia. Sei preoccupato per le cose materiali, ma non per le cose spirituali. Sei sollecito del corpo, non dello spirito, della vita nel tempo, non della vita dell'eternità. E se tuo figlio o tua figlia si perdesse per sempre, si andasse all'inferno per tutta l'eternità, e tu nessuna responsabilità senti, siamo indifferenti verso il bene spirituale dei nostri figli, dei nostri familiari. Così anche nella cerchia nostra, di un gruppo, possiamo essere poco solleciti del bene spirituale degli altri. Così nella società siamo poco solleciti del bene spirituale degli altri. Sogliamo dire arma e camicia l'abbiamo divisa. Non è così. Il cristiano che dicesse così non si salva, perché non è giusto. È uno scriba, un fariseo. Guardate Gesù. Gesù ha fame e sete della nostra salvezza e non vuole l'indifferenza da parte nostra, la condanna. Ricordate la parabola del buon samaritano? Passa un sacerdote, vede quel poveraccio per terra, mezzo morto, ma ha il tempio che lo attende, ha i riti sacri che lo attendono, ed è indifferente, non ha cuore, passa oltre. Ecco il levita, ha il servizio, anche lui al tempio, deve zelare tutto ciò che concerne il culto di Dio, agli affari. Vede, passa oltre. È indifferente. Ecco il mondo degli ipocriti, dei farisei, degli scribi. Farisei, scribi, ipocriti siamo noi. Quando siamo indifferenti verso il fratello e la sorella che stanno per terra, colpiti dal maligno, colpiti dalla mente, nel cuore, nel corpo. Il buon samaritano scende da cavallo, entra in comunione con quel poveraccio, sborsa vino, olio, per tergere le ferite, per lubrificarle, per medicarle, prende le fasce, lo fascia, se lo carica sul giumento, lui a piedi, e l'altro sul giumento, e lo porta all'albergo, e paga, perché abbiano cura di lui. Gesù dice, fa tu lo stesso, aver cura. Qui si tratta di un estraneo, quello di un samaritano, e questo un ebreo, ma quando si tratta di una persona vicina, allora la colpa cresce di più, ed è il caso del Vangelo. Ecco che c'è una pecorella che si allontana dal gregge e in corsa una disgrazia, ha perduto la strada e il pastore va in cerca della pecorella, la trova e gioisce, se la mette sulle spalle
e torna all'ovile. E dice, godete con me, gioite con me, non siate indifferenti, gioite con me, perché ho trovato la pecorella smarrita. Vuole che gli altri gioiscono con lui, condividano la gioia del ritrovamento. Questo è sentire amore, questo è coinvolgere tutti gli altri nell'amore, nel sentire la gioia per la salvezza di una pecorella smarrita e ritrovata. Invece noi siamo indifferenti, non condividiamo né le gioie né i dolori, siamo ognuno per conto nostro. Ecco l'indifferenza micidiale che ci uccide, scrive il farisei. Non siamo col cuore di Cristo, compassionevole. Non gioiamo quantomeno con Cristo, non facciamo festa con Cristo, stiamo per conto nostro. La donna smarrita, una dramma, una cosa preziosa per quella povera donna. Ha 10 drammi tutto il suo tesoro. Cerca, realmente la trova e chiama le amiche. Gioite con me, gioite con me. E le amiche, le vicine, stanno con lei e gioiscono. Perché? Per la dramma ritrovata, per la moneta ritrovata. Così anche qui le vicine vengono coinvolte, le amiche vengono coinvolte, perché? Perché è stata ritrovata quella dramma. Invece noi non siamo coinvolti, né noi cerchiamo la pecorella smarrita, né gioiamo quando è ritrovata, non facciamo festa quando entra in comunità. La dramma è perduta, viene ritrovata, non facciamo festa, siamo indifferenti, mentre non doveva essere così. Cosa dice Gesù? Così ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che torna a penitenza, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ecco la gioia del cielo. Entra un santo in cielo, entra, mettiamo Padre Pio in cielo, che festa. Ma se entra un peccatore in cielo convertito, che più festa. Gli angeli si alzano in piedi, volano attorno al Padre Eterno e cantano e fanno festa. Che con chi è entrato? È entrato un santo? No, è entrato un peccatore, è entrata una prostituta, è entrata una donna di strada, e per questo il cielo esulta. Ecco qual è l'insegnamento che ci dà il Signore: avere fame e sete della salute degli altri, fame e sete della salvezza degli altri, mentre siamo indifferenti, egoisti, ognuno per conto proprio. E allora così dice Gesù: beati, beati chi ha fame e sete di giustizia, beati voi fratelli e sorelle, se nella sete di e nella fame della giustizia vi interessate della salute degli altri, della gloria di Dio e della salute del prossimo. Beate quei gruppi, beate quelle famiglie che zelano la salvezza dei propri membri. E beati quando si fa festa. Si fa festa perché si è ritornati al Signore, si fa festa perché è venuta la salvezza
per quelli che si erano perduti. E allora noi siamo come gli angeli del cielo che esultano quando entra un peccatore e si mette a cospetto di Dio. Amen. Fratelli e sorelle, questa sera preghiamo per tutti i nostri cari. Preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo per i nostri genitori, noi figli. Preghiamo per i nostri figli, noi genitori. Preghiamo per i fratelli, per le sorelle. Preghiamo per la salvezza di Dio nelle nostre famiglie e preghiamo il Signore perché ci dia la sete e la fame nella salvezza dei nostri familiari, nella salvezza eterna di tutti i nostri figli, di tutti i nostri familiari, di tutti i nostri parenti. Allora siamo riconosciuti figli di Dio. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, gli uni per gli altri, nei nostri gruppi. Siamo un po' poco solleciti del bene spirituale e anche del bene materiale dei nostri fratelli di gruppo, mentre l'Apostolo ci avverte: siate partecipi delle gioie e dei dolori, fate festa. Quando c'è da far festa, fate lutto. Quando c'è da fare lutto, siate solidali gli uni degli altri. Signore, perdonaci questo peccato di indifferenza, di freddezza, che è appunto mancanza di amore. Perdonaci, oh Signore. Noi preghiamo poco per i peccatori. Preghiamo poco per quelli che sono in necessità. Ci interessiamo poco dei poveri, dei sofferenti, degli ammalati, anche nei nostri gruppi. Parenti, se uno c'è o se uno manca, se uno è ammalato o non è ammalato, se uno è lontano o è vicino, siamo indifferenti gli uni verso gli altri. È un grave peccato di indifferenza che colpisce come un tarlo l'amore vicendevole nei nostri gruppi. Signore, noi ti preghiamo perché siamo solleciti gli uni degli altri, partecipi del bene degli altri e del male degli altri per dolersi, presenti nella gioia, presenti nel dolore. Oh Signore, che tutti siamo solleciti, per questo noi ti preghiamo. Signore, ti chiediamo di non essere indifferenti circa l'onore che si deve a te. Quanti peccati si commettono nel mondo, quante scempiaggini, quante deviazioni, noi li commentiamo. Così li facciamo oggetto di mormorazioni, di critiche, ma dentro il cuore non c'è il dolore rovente, non c'è quell'amore forte che si deve a te, oh Signore, perché tu sei disprezzato, i tuoi diritti sono lesi e le anime sono perdute, il sangue di Cristo è stato quasi versato in vano per loro. O Signore,
rendici solleciti gli uni degli altri, rendici solleciti per il bene e il male che succede nella società. Fa che partecipiamo con vivo dolore al male che osserviamo nel mondo e ci compiacciamo con viva gioia del bene che si opera in questo mondo. O Signore, facci uscire dall'indifferentismo, dall'indifferenza che tarda l'anima nostra. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera e dacci la fame, dacci la sete questa sera, perché è così che entriamo nelle beatitudini che ci danno la via per entrare al possesso del Regno. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Canto numero 229. Sì, legate dal peccato, così legate dalla misericordia di Dio, dal perdono del Signore. Allora ci alziamo e tenendoci per mano chiediamo perdono gli uni per gli altri, recitando il Padre nostro. Poi ci daremo il segno della pace, che sia un segno vissuto, non un segno apparente, un segno vissuto e un segno permanente, che non sia di questa sera e domani riprendiamo il nostro atteggiamento, ma sia un segno permanente di pace. Questo è il dono di Dio che dobbiamo portare nella celebrazione dei 25 anni del rinnovamento.